Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come visualizzare il segnale RSSI e l'inquality negli occhiali DJI. In questo tutorial prenderò in esame i sistemi Crossfire ed Express LRS che sono tra i più usati per FPV e sono compatibili sia con RSSI che l'inquality. I vecchi sistemi FlySky ed FrSky sono compatibili solo con RSSI e i passaggi per visualizzare questo dato sono gli stessi che si fanno per l'analogico. Se avete questi riceventi, in descrizione vi lascio tutti i video che ho già realizzato, potete seguire quelli in quanto sono validi anche per il sistema DJI. Iniziamo subito col dire che gli occhiali DJI non sono compatibili al 100% con l'OSD di Betaflight e non tutti i valori disponibili possono essere visualizzati a schermo. Tra i valori che mancano abbiamo il l'inquality, che tuttavia può essere visualizzato sulla scala dell'RSSI, e pur non essendo il massimo della precisione, alla fine è sempre meglio di niente. Visualizzando il l'inquality su scala RSSI andremo a perdere il ref mode che non verrà visualizzato. Se usate un refresh fisso non è un problema, perché già dalle impostazioni sapete cosa avete scelto, ma se invece usate un ref mode dinamico, effettivamente non riuscirete a capire quale refresh sta usando il sistema. Se preferite è possibile visualizzare a schermo l'RSSI, anche se in linea di massima è un valore più conservativo, quindi il sistema potrebbe darvi l'impressione di avere meno segnale di quello che effettivamente avete a disposizione. Al contrario, l'inquality dà un'idea più precisa di come il segnale radio in quel momento, tuttavia tende a rimanere alto nel tempo e a precipitare molto velocemente quando il segnale si degrada. Per questo motivo il failsafe risulta più difficile da predire. In ogni caso, sia che scegliete di visualizzare RSSI o LQ, una percentuale troppo bassa vi fa capire che è arrivato il momento di tornare indietro, quindi alla fine scegliete pure quello col quale vi trovate meglio. Le configurazioni da fare sono leggermente diverse tra Crossfire ed Express LRS, e per Crossfire c'è qualche passaggio in più, quindi partiamo subito con questo sistema. Ed eccoci alla radio, prima di iniziare è necessario che la ricevente TBS sia già bindata, inoltre per poterla configurare deve essere accesa. Dopo è essenziale fare Discover New Sensor in modo che il sistema rilevi la telemetria e di conseguenza i dati RSSI ed LQ. A questo punto avviamo il TBS e l'OA script. Poi ci spostiamo su Nano RX. Scendiamo verso il basso fino a trovare Channel Map. Scendiamo ancora verso il basso e ci posizioniamo sul canale 8. Quindi premiamo Enter e scorriamo fino a trovare LQ. In alternativa, come ho detto, è possibile scegliere RSSI se preferite visualizzare questo valore. Un'altra possibilità è scegliere RSSI/LQ, dove il sistema farà un mix di entrambi i valori. A mio parere però è meglio scegliere tra RSSI o LQ, ed in questo caso io sceglierò proprio LQ. Una volta fatta la nostra scelta possiamo passare a Betaflight. Qui ci spostiamo nel tab Receiver e notiamo subito che la barra dell'AUX 4 è a 2000. Questo è appunto il l'inquality perché il canale numero 8 corrisponde proprio all'AUX 4. A questo punto andiamo in RSSI Channel e scegliamo AUX 4 che trasmette l'LQ come abbiamo impostato dal radiocomando. Per quanto riguarda le impostazioni ricordatevi di mettere Serial, CRSF e qui attivare telemetry. Una cosa molto importante è lasciare RSSI ADC disattivato, perché se lo attivate va in conflitto con quello del canale AUX e a schermo non verrà visualizzato nulla. A questo punto possiamo salvare. Passiamo ora alle riceventi Express LRS. In questo caso non dobbiamo fare nessuna configurazione sulla radio in quanto RSSI e l'inquality vengono inviati automaticamente via firmware. Le riceventi sono già pronte senza dover fare nulla, quindi andiamo direttamente su Betaflight e vediamo come configurare. Come vedete qui abbiamo due barre a 2000, l'AUX 11 che ci mostra l'inquality e l'AUX 12 che ci mostra l'RSSI. Anche in questo caso dovremo andare in RSSI Channel e scegliere l'AUX corrispondente al valore che vogliamo visualizzare sugli occhiali DJI. Io voglio visualizzare l'inquality, quindi scelgo AUX 11. Il resto delle impostazioni sono uguali alla configurazione che abbiamo visto prima con Crossfire. Scegliamo Serial, CRSF, Telemetry e lasciamo disattivato RSSI ADC.
Per concludere andiamo nel tab USD e spuntiamo valore RSSI. Come abbiamo detto, questo è l'unico tra gli elementi che danno la potenza del segnale radio in grado di essere visualizzato nel display DJI. Il valore avrà un massimo di 99 che andrà a scendere con l'allontanarsi del modello. Per concludere ci si potrebbe chiedere a quale percentuale si va in field safe e quali sono i margini di sicurezza entro i quali si riesce a volare in modo tranquillo. Purtroppo a questa domanda non c'è una risposta univoca e la percentuale varia in base al tipo di protocollo che state usando e a quale refresh è impostato. Non solo, il valore cambia anche in base al fatto che scegliate di visualizzare RSSI o LQ. Bisogna dire però che sistemi moderni come Express LRS o Crossfire sono sufficientemente forti da non doversi curare più di tanto del segnale radio. Se fate racing o freestyle è molto improbabile andare in fail safe prima di aver perso il segnale video. Inoltre la penetrazione del segnale radio a 900 MHz o 2.4 GHz è sempre più forte di quella del segnale video che viaggia sulla 5.8 GHz. A meno che non facciate long range, potete volare senza troppi pensieri, limitandovi a controllare ogni tanto che la percentuale non si abbassi troppo. Se i moduli riceventi funzionano in modo corretto, le antenne sono sistemate bene e la potenza del modulo ha un buon valore in milliwatt, non c'è motivo di preoccuparsi che il segnale radio vada perso. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.